Il PD ha un sistema di valori, una capacità di proposta, un radicamento sul territorio che lo rende il partito più popolare in Italia. Quello che in questo momento manca al PD è che le idee camminino sulle gambe degli uomini, ovvero che ci sia una leadership che porta avanti quello che è il patrimonio di valori e di programmi. E mi sembra che per solidità, rassicurazione, capacità ideale, ma anche concretezza nell'essere uomo di governo, Bonaccini sia la persona giusta per guidare il PD. È il giorno di Stefano Bonaccini, dopo aver toccato altre tappe in Toscana, arriva anche ad Arezzo, alla sede del Partito Democratico in piazza Sant'Agostino. Il presidente della regione Emilia-Romagna è in città per presentare la propria candidatura nella corsa alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Il PD ha bisogno di rigenerarsi, di ripartire. In realtà sarebbe anche più forte di come spesso si racconta e si presenta, no? Perché siamo poi capaci anche noi di a volte avere poco fiato lungo. Abbiamo perso le elezioni, è vero, ma le hanno perse anche 5 Stelle e Terzo Polo, sembra che loro abbiano vinto. Abbiamo il dovere adesso di completare queste settimane, di questi mesi di congresso. Per fortuna ieri sera si è trovato un accordo sulle regole, ci mancava solo ci fossimo divisi anche su quello. Però, come ho detto, bene le regole, ma noi il voto degli italiani lo prendiamo se parliamo e li convinciamo su un'idea di sanità, di scuola, di lavoro, di ambiente. Se divento segretario sicuramente non ci vorranno più 5-6 mesi per fare un congresso, perché sembriamo dei marziani. La gente ha tempi di vita un po' più brevi di quelli che abbiamo noi per scegliere un segretario, una segretaria e un gruppo dirigente. Però è anche vero, questo invece lo dovremmo difendere con orgoglio, che siamo gli unici che fanno partecipare tanta gente a scegliere chi li deve guidare. Spesso mi chiedete: ma quanti devono essere quelli che partecipano? Io vi rispondo: chiedetelo agli altri partiti. Non glielo potete chiedere perché non lo fa nessuno. Io non temo che il PD scompaia, temo una cosa peggiore, che è la nostra irrilevanza. Perché vorrebbe dire, quando fai le alleanze, ad esempio, essere subalterni agli altri. Voglio che il PD riscopra la vocazione maggioritaria, che è il contrario dell'autosufficienza, perché le alleanze sono indispensabili, ma le dobbiamo fare da una posizione di forza. Se divento segretario, non succederà più che il gruppo dirigente nazionale non si candida nei collegi e nei territori. Se divento segretario e rimane questa legge elettorale, i candidati e le candidate al Parlamento le facciamo scegliere con le primarie. Ad esempio ai toscani, perché non è lo strumento perfetto, ma basta paracadutati da Roma, da tutte le parti, perché il rapporto col territorio è indispensabile. Soprattutto voglio un partito democratico che sia un partito più popolare. Io, se divento segretario, il primo incontro lo chiedo a Giorgia Meloni, per dirle che troverebbe in me non un nemico, ma un avversario, che darebbe rispetto e quindi lo pretenderebbe. Che ad ogni critica che faremo aggiungeremo però una proposta alternativa e che se troviamo l'accordo per collaborare su certe cose si collabora nell'interesse degli italiani. Adesso sarà interessante capire tra i sindaci di centro-sinistra chi appoggerà la mozione Bonaccini. Tra coloro che si sono già dichiarati a favore di Stefano Bonaccini c'è Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno.